Amanti della buona cucina e amici della cucina per tutti, bentornati. Ditemi, ma voi siete quelli che andate a comprare il panettone gastronomico da farcire? Bene, da una parte perché vi piace, dall'altra no ragazzi, bisogna prepararlo in casa, dai, ormai ci avviciniamo alle feste natalizie e che si fa? Si va a comprare? No, si segue Fabio della Cucina per Tutti che vi spiegherà come fare quest'ottima preparazione proprio adatta al periodo. Siete pronti quindi di vedere come realizzare quest'ottimo lievitato? Bene, dai, allora prendete nota perché questo è un tutorial e mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Prima di darvi le dosi degli ingredienti che ci serviranno, vi dico che faremo due lavorazioni. La prima sarà l'impasto lievitante, cioè la biga, quella che darà forza poi all'impasto definitivo e farà crescere verso l'alto anche il nostro panettone, e questo è fondamentale. Spendiamo anche due parole per la farina. Utilizzate la farina zero o Manitoba con una percentuale di proteine pari a 13 grammi. In questo caso io utilizzo una farina V350 che sopporta le lunghe lievitazioni della Garofalo e la trovate tranquillamente nei supermercati. Ora, elenchiamo gli ingredienti. 120 g di farina, 50 g di latte, 6 g di lievito. Per il secondo impasto utilizzeremo 385 g di farina, 30 g di zucchero, 70 g di burro, 6 g di miele o in alternativa potete acquistare le bustine di malto, un tuorlo d'uovo, un uovo intero e 110 ml di latte. Mettiamoci al lavoro. Ho preparato una boule, faremo questo primo impasto a mano. Mi raccomando, intiepidite un attimo il latte così da sciogliere al meglio il lievito. Allora, vado ad aggiungere quindi il latte e il lievito all'interno della scodella e mescolando cerco di far sciogliere al meglio il lievito prima di aggiungere la farina. Intanto vi do due informazioni riguardo alle paste lievitanti. In questo caso la biga, che ci servirà per realizzare il panettone e che ha una percentuale di acqua o di latte, in questo caso del 45%. Ci serve per far crescere verso l'alto il panettone, per far sì che sia più profumato, che abbia una bella struttura e anche un'alveolatura più importante. Ovviamente ci vuole un po' di tempo per far sì che cresca, diciamo, questa massa lievitante. Mentre il poulish è più o meno sempre una pasta lievitante, la differenza è che è molto più liquida perché ha una percentuale di acqua pari a quella della farina, quindi 100 g d'acqua, 100 g di farina. Ci vuole un pochino meno tempo, ma per queste preparazioni non va bene come quelle del panettone, perché ad esempio con il poulish possiamo preparare delle pizze basse o del pane basso. Andiamo avanti a mano finché la farina non sia stata tutta quanta assorbita dalla massa. Bene, dopo diversi minuti che i nostri muscoli e le nostre mani lavorano, l'impasto, la biga per meglio dire, è pronta. Ovviamente avendo una percentuale di acqua inferiore al 50% non sarà un impasto molto elastico. Riprendo la boule d'origine, vado a posizionare la massa al suo interno e con un coltello affilato faccio una bella X. Pellicola trasparente sulla boule e posizioniamo la biga nel forno spento. Guardate un po', la biga ha raddoppiato il suo volume, sono trascorse circa 7 ore. Ora ci prepariamo una planetaria e andiamo ad inserire nel cestello la nostra biga, l'uovo, il tuorlo, il latte, aggiungiamo anche il miele, zucchero e la farina. Come avete visto abbiamo messo tutti gli ingredienti fuorché il burro. Lo metteremo solo alla fine quando l'impasto si sarà ben incordato e sarà diventato bello elastico. Chiudiamo la macchina e l'azioniamo a velocità 1. Ora che l'impasto si è assestato e la massa si è formata, andiamo a mettere a velocità 2. Dopo 5 minuti l'impasto è diventato
elastico. E quindi è giunto il momento di inserire il burro. Lo mettiamo però in due mandate. Richiudiamo la macchina, velocità 1. Non vi preoccupate se il burro ci metterà molto ad essere assorbito dalla massa, è normale, ovviamente l'impastatrice ha i suoi tempi. Rispettiamoli e vedrete che poi il risultato finale è super. Andiamo ora con la seconda mandata di burro. Benissimo, abbiamo il nostro impasto ora pronto dopo un quarto d'ora, bello liscio, lucido, elastico. Dovrà lievitare. Vediamo quindi come fare. Diamogli un po' di forza e lo lasciamo a riposo per circa una ventina di minuti prima di metterlo nello stampo. E mettiamo sopra anche un canovaccio, così almeno non si va a seccare sulla superficie. Il procedimento ora è questo. Intanto la pasta è bella rilassata. Noi dovremo tirare un po' la pasta in questo modo, vedete, e arrotolarla affinché vada a crescere quando la metteremo nello stampo proprio verso l'alto. Vedete, chiudiamo il lembo destro e il lembo sinistro in questo modo. Ora ci prepariamo uno stampo, ma non di quelli usa e getta, comunque vi metterò in descrizione il link. Ho messo il burro su tutta la superficie. Ora vado a prenderlo, l'impasto, lo vado a riporre nello stampo, dovrà lievitare fino ad arrivare a circa un centimetro dal bordo dello stampo e allora lì lo potremo cuocere. Ora lo andiamo a mettere in forno per la lievitazione con una bacinella d'acqua calda. Dopo 7 ore di lievitazione questo è il risultato. La biga, vedete che bel lavoro che ha fatto? Ora accendiamo il forno a 150 gradi. Una volta caldo possiamo infornare. Ho riposto la griglia nella parte bassa del forno e vado a cuocere per 45 minuti. Il cuore, per avere una temperatura ottimale, deve essere almeno di 95 gradi. Quindi fra 20 minuti, se avete un termometro, potete inserirlo. Ragazzi, siete pronti di vedere? Io ho già sbirciato. Guardate un po' com'è cresciuto, guardate, guardate, guardate. Bellissimo, vero? Eh sì, super. Dai, mettiamolo sul tavolo. Ve lo faccio apprezzare meglio da questa posizione per farvi capire quanto è cresciuto, eh? Dimentichiamoci ora del nostro bel panettone perché si dovrà raffreddare. Il consiglio che vi voglio dare è di metterlo in una busta. In questo caso io utilizzo quelle per congelare, così che diventerà bello morbido. Lasciatelo anche una giornata intera. Vi accorgerete che il risultato è un qualcosa di fenomenale, perché come potete notare il burro, la grande lavorazione, ha permesso una bella alveolatura e una morbidezza davvero unica. Mi raccomando, seguitemi su Instagram per vedere come lo farcirò, lasciate un like, dei commenti e dei suggerimenti. Noi ci vediamo ragazzi alla prossima videoricetta, quindi sempre sintonizzati. Ciao ciao!